Con i suoi 3 ettari nel Parco regionale della Maremma è la cittadella ecologica più grande d'Italia, la residenza estiva del dibattito politico nazionale sui temi ambientali che ogni anno, grazie a Lega Ambiente, attrae circa 60.000 visitatori. Ma è anche il palcoscenico della migliore musica d'autore, Festa Ambiente, rassegna internazionale, in programma dal 7 al 16 agosto a Rispiscia. Giunge alla sua 27esima edizione e con ospiti davvero di grande prestigio per quanto riguarda la musica, 10 concerti per 10 giorni, con un parterre da grandi eventi a piccoli prezzi, 8 e 12 euro per ingressi rispettivamente prima e dopo le 20. Si è partiti con i Subsonica, a cui appunto queste immagini si riferiscono, reduci dal live da 15.000 presenze alle Capannelle, e si prosegue poi con il pop di stasera, quello non convenzionale di Max Gazzè, e domani con le melodie del premio Oscar Nicola Piovani. Una ventata di sonorità dall'est arriverà il 10 agosto con i ritmi balcanici di Goran Bregovic, poi la coppia formata da Luca Barbarossa e Daniele Silvestri, l'11 agosto il piano virtuoso di Rafael Gualazzi il 12, quindi il rock al femminile di Irene Grandi il giorno 13 e Carmen Consoli il giorno 14, entrambe fresche di uscita discografica e ora in tour con i brani dei nuovi Un vento senza nome e L'abitudine di tornare. A Ferragosto si balla invece con il rock folk di Caparezza e il giorno dopo chiusura in chiave reggae e rocksteady dub con gli Africa Unite, storico gruppo torinese che ha appena pubblicato l'album Punto di partenza. Ma sarà l'occasione Festa Ambiente anche per tanti dibattiti ai quali parteciperanno i ministri dell'ambiente e della giustizia Gianluca Galletti e Andrea Orlando, il sottosegretario all'ambiente Silva Velo, il presidente della Commissione Ambiente alla Camera dei Deputati Ermete Realacci, fino a Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera.